visto come la rete ha sostenuto, una rete matura, ma non preparata a entrare, diciamo, in alcuni ambienti in maniera così dirompente. Ha sostenuto la scuola, quindi la didattica a distanza, ha sostenuto bene o male il turismo, abbiamo visto con l'esempio di pacchetti virtuali, la vendita dei pacchetti virtuali, ma nell'ambito di quello che è la quotidianità dopo la famiglia, che è quella del lavoro, l'internet è la salvezza del mondo del lavoro? A questa domanda risponde Anna Ventrella, esperta in comunicazione. Benvenuta alla Roma Christmas Camp, ad Anna. Ciao, buongiorno. Sono molto Buongiorno. contenta di essere qui. Gli interventi che ci sono stati fino adesso sono. Mi sentite? Sì, ti sentiamo. Noi siamo contenti di averti con noi. Bene, bene. Io ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi e ho trovato dei punti di thread union con quello che poi sarà cioè, l'intervento che condurrò io adesso. E ci tengo a sottolinearli perché secondo me sono molto importanti. Quello che è uscito fuori è il concetto di esperienza, il concetto di umanità e il concetto di dover, cioè, di trovarsi in un mercato che è completamente in cambiamento, si sta rinnovando, no? È un mercato che noi possiamo comunque sfruttare. E abbiamo davanti a noi un mondo di opportunità. E proprio da questo concetto di opportunità parte la prima, diciamo, il primo punto sul quale mi voglio concentrare. Mi piace sempre pensare che è bello vedere il bicchiere mezzo pieno. In una situazione abbastanza critica come quella che abbiamo vissuto in quest'ultimo anno, chiaramente il pensiero è abbastanza negativo, rispetto a tutti ai cambiamenti che ci sono stati nelle nostre vite, nel nostro modo di lavorare, nel nostro modo anche di socializzare. Perché se prima magari c'era un modo di socializzare che andava in parallelo a quello online, oggi praticamente quello online è diventato praticamente predominante. Ma è comunque un mercato, diciamo, che può offrire un mondo di opportunità al mondo del lavoro. Chiaramente il titolo forse è un po' provocatorio, però il mondo, diciamo, l'internet, così inteso in senso molto generico, molto ampio, può essere davvero un'opportunità per nuove professioni che si possono creare, nuovi ruoli professionali che possono nascere. Ad esempio, io qui ho messo, diciamo, due percorsi di formazione che si possono seguire e che potrebbero essere molto utili per chi si approccia al mondo dell'online e si è completamente dovuto distaccare da quello che conosceva prima. Ho fatto l'esempio di Google Certificazioni, di questo progetto al quale io ho preso parte, Gear42, che è un progetto molto interessante, perché questi due percorsi formativi hanno dato l'opportunità a molte persone che poi sono rimaste a casa già dopo il primo lockdown, soprattutto, di reinventarsi, di riscoprire le potenzialità che ha internet per il proprio business. Per questo io dico, il bicchiere è visto sempre a mezzo pieno ed è sempre come vedi le cose che fa la differenza. Quali sono poi i tre cambiamenti che io ho osservato e che comunque ho visto dal mio punto di vista, dato che comunque mi occupo di content, di comunicazione? Cosa è cambiato? È cambiato il modo di comunicare, è cambiato il concetto di tempo ed è cambiato il concetto di contesto. Modo di comunicare perché? Perché diamo per scontato che comunicare online sia facile, ma non è assolutamente così. Più volte mi sono trovata in una situazione di comprendere male un messaggio che veniva, cioè vedevo solo scritto. Quindi la comunicazione anche in questo senso si è dovuta un po' settare. È dovuta un po' cambiare e abbiamo dovuto fare più attenzione a come diciamo le cose, perché non siamo più face to face, no? Abbiamo comunque davanti a noi un computer, abbiamo delle chat di lavoro tramite le quali comunichiamo, sì, in maniera istantanea, sicuramente facciamo anche le videochiamate, ma il nostro modo di comunicare è cambiato moltissimo, così come è cambiato il concetto di tempo. Nel modo di lavorare che conoscevamo fino a prima della pandemia c'era un tempo massimo oltre il quale si doveva lavorare.
oggi o comunque si lavorava o comunque si dedicava del tempo, diciamo, al proprio progetto, alla propria impresa, al proprio lavoro. Oggi non è più così, perché il tempo si è spostato molto in avanti rispetto a quelle che poi sono le reali possibilità che noi abbiamo. Nella nostra giornata non facciamo più un orario lavorativo, posso dire, per diciamo, più o meno generalmente dalle 9 alle 6 o dalle 9 alle 7. Oggi il nostro concetto di lavoro è molto, molto legato anche al concetto di contesto. Noi lavoriamo da casa, il nostro spazio da casa è anche il nostro spazio di lavoro. E questi sono stati i tre cambiamenti che sicuramente a livello sociale, anche nel modo di lavorare, di rapportarci, di vivere quello che è il nostro tempo libero, è cambiato moltissimo. Qui appunto riporto quelle che sono tre icone, diciamo, di questo cambiamento che hanno sicuramente, che sicuramente tutti quanti ne conosciamo, che ovvero Slack, che è una chat, diciamo, istantanea di lavoro, WhatsApp la utilizziamo anche per lavoro, ma principalmente per, diciamo, scambi sociali, e ovviamente Skype. A questi poi si aggiungono piattaforme come Meet, come Zoom, per fare le videochiamate, quindi queste hanno sicuramente preso un ruolo molto importante all'interno della nostra vita. La nostra casa è anche il nostro ufficio, e questa cosa, per esempio, si lega anche al tema scolastico, laddove noi facciamo vedere il nostro contesto, facciamo vedere la nostra casa, facciamo vedere le nostre abitudini di vita. Magari non tutti hanno uno spazio in cui possono dedicare uno spazio da dedicare al lavoro, uno spazio comunque in cui, per esempio, fare la videochiamata tranquilli o accendere il microfono tranquillo. Quindi questo sicuramente è un cambiamento sia dal punto di vista lavorativo che dal punto di vista sociale. Una cosa sulla quale mi concentro molto è che non abbiamo più la concezione del tempo che passa. Perché? Perché noi oggi viviamo costantemente legati a un computer. Quindi, per esempio, finiamo di lavorare, erano interessanti i dati che venivano citati all'inizio di questa giornata, quando si parlava di persone che hanno fatto molti login su Netflix o su piattaforme affine. Questo perché? Perché ovviamente noi abbiamo solo il computer come unica distrazione, come unica nostra fonte per il tempo libero. Questa cosa però ci fa completamente cambiare il senso del nostro tempo. Quindi magari finiamo di lavorare e mentre stiamo preparando la cena o mentre facciamo qualsiasi altra cosa, noi continuiamo ad avere il computer come mezzo. E questo condiziona moltissimo il nostro tempo, cioè come se percettivamente non si staccasse mai con quello che è internet. Questo può essere sicuramente visto da un certo punto di vista come un contro, ma in realtà è anche un pro. E mi lego molto a un concetto che è uscito prima, che riguarda la consapevolezza dell'utilizzo di internet, che è molto importante. Abbiamo a nostra disposizione degli strumenti potentissimi e delle opportunità. La differenza sta nel modo in cui noi le utilizziamo. Una cosa sulla quale mi sono concentrata in questi mesi, dato che ho comunque potuto parlare con alcune persone che hanno cambiato il loro modo di lavorare, e chiaramente cosa hanno visto come cambiamenti positivi nella loro vita, a seguito ovviamente della pandemia, o comunque durante, anche in questo momento in realtà. In molti mi hanno detto: io ho più tempo per me, per prendermi cura di me, ho più tempo per prendermi cura della casa, e soprattutto una cosa importante, non passo tutto il tempo nel traffico, e quindi ho quell'ora che io prima dedicavo ad andare al lavoro, quindi un'ora di traffico e l'ora di ritorno al lavoro, ora adesso la dedico alla mia famiglia, la dedico a me, la dedico a fare sport. Quindi, come vediamo, ci sono pro e contro ovviamente in tutta questa situazione. Chiaramente, per esempio, un campo che è molto interessante, che è stato influenzato molto da questo cambiamento, è quello dello sport. Sono stati molti personal trainer che hanno aperto dei canali social, hanno cominciato a condividere su Instagram delle live durante le quali si poteva fare allenamento, seguire dei percorsi di allenamento. Quindi, come vediamo, in realtà, anche se c'è un campo che è quello dello sport, che ha subito un arresto molto importante, ha comunque trovato un modo e un'opportunità
per restare all'interno del settore in modo attivo. Ecco, quindi stesso io per molto tempo ho seguito degli elementi online perché ovviamente non ci si poteva allenare, non si poteva uscire. Questo però mi ha fatto vedere quanti in realtà sono riusciti a capire l'opportunità per la loro professione di questo lavoro. La domanda che mi pongo io rispetto a questa cosa è: sapranno sfruttare questa situazione anche in futuro? Perché in realtà è un'opportunità anche per il futuro, per lo sport, quanto può esserlo per l'arte, quanto può esserlo per altri settori che in questo momento dal punto di vista proprio fisico e materiale si sono, diciamo, fermati. Un dato interessante, e mi riallaccio soprattutto al primo intervento, è quello dell'utilizzo delle piattaforme social. Come sempre Facebook e Instagram sono rimasti, diciamo, abbastanza costanti, ma quello che ho notato è l'utilizzo di TikTok, un social che ha avuto un riscontro incredibile. Ma non è stato solo un social visto come una forma di intrattenimento. Ci sono stati tantissimi professionisti che hanno iniziato a comprendere l'opportunità di TikTok per la loro professione. Come dicevo, il mondo dei personal trainer, se andiamo su TikTok, oggi vediamo tantissimi profili di personal trainer, palestre e via dicendo, che hanno cominciato a fare dei video. Chiaramente sono dei video che fanno anche engagement principalmente, quindi sono fatti per attrarre, per attirare l'attenzione, ma nel frattempo che si attira l'attenzione e si entra nel trend di TikTok, si fa anche pubblicità alla propria attività. Questo per esempio è un account che ha saputo sfruttare veramente molto bene l'utilizzo di TikTok. Tutti i nutrizionisti, ce ne sono moltissimi su TikTok, tutto questo settore ha visto delle potenzialità in questo social e ancora adesso lo utilizza come un veicolo di comunicazione molto importante per il settore. Le agenzie immobiliari, sono moltissime agenzie immobiliari che hanno cominciato a farsi pubblicità su TikTok, e i wedding planner, ma anche se non sembrerebbe in un'epoca, diciamo, come questa, ma in realtà il wedding planner è un'altra figura che sta sfruttando moltissimo anche l'utilizzo di TikTok. Quindi da questo che cosa capiamo? Che le potenzialità dei social sono tantissime, sono ampissime, ci sono delle grandi opportunità, come sempre, e come utilizziamo il mezzo. Il mezzo è solo uno strumento, fondamentalmente la differenza la fa la persona. Quindi ecco perché è molto importante metterci la testa in quello che si fa e il cuore, trasmettere la passione. Infatti un'altra cosa molto importante in questo settore è quello di riuscire a trasmettere tramite la comunicazione, appunto non vis-à-vis, quindi non da vicino, non con il contatto, attraverso un sorriso, attraverso un modo di fare, anche l'utilizzo di alcuni dettagli come può essere una canzone, come può essere una scenografia, di riuscire a comunicare di più l'emozionalità. L'emozionalità è sicuramente qualcosa di molto importante nella comunicazione oggi e che deve essere un punto, diciamo, sul quale molti che iniziano a usare internet per la loro professione devono tenere presente, perché è davvero molto, molto rilevante. La domanda che, diciamo, io mi sono posta prima e che mi pongo di nuovo adesso è: se non ci fosse stata la pandemia, questi professionisti avrebbero mai scoperto le potenzialità di internet per la loro professione? È un dubbio, perché fino a che ci fosse appunto la pandemia, purtroppo, l'utilizzo di internet veniva visto come un puro mezzo di intrattenimento. Anche la stessa la concezione di formazione, di seminari online, di webinar, di spazi virtuali, non era concepita in modo professionale come è concepita adesso. Ora si è capito che questa è sicuramente una strada che si può seguire per dare importanza e spicco alla propria professione, e sta cambiando ovviamente questa visuale, ma resta comunque il dubbio. Probabilmente noi, rispetto ad esempio all'America, siamo in questo senso, siamo sempre stati molto indietro. Questa pandemia ci ha dato un'accelerata di almeno 10 anni e ci ha fatto vedere delle opportunità, delle potenzialità che altrimenti probabilmente avremmo visto troppo tardi rispetto a quello che
in realtà sono le necessità del mercato. Altro cambiamento importante che ha portato la pandemia è il miglioramento delle competenze digitali e dei dipendenti all'interno delle aziende. È vero, si è introdotto lo smart working, ma per fare smart working c'è bisogno di migliorare le proprie competenze digitali. In tanti sono i dipendenti che prima di questa pandemia erano dipendenti di aziende che prima di questa pandemia avevano un'idea di utilizzo del computer relativo, comunque non così viscerale come invece adesso. Adesso le competenze digitali sono aumentate tantissimo, perché competenze digitali non parlo solo del mero utilizzo dello strumento, ma proprio dell'utilizzo delle potenzialità di questo strumento. Un altro aspetto importante è l'archiviazione digitale. Ad esempio, da quando ovviamente si è dovuto fare tutto a distanza, non si è più potuto fare affidamento sull'archiviazione cartacea, si è dovuto fare affidamento sull'archiviazione digitale. L'archiviazione digitale di documenti importanti amministrativi interni di un'azienda è un discorso che è iniziato già molto tempo fa, non è un discorso nuovo, ma è un discorso che è stato sicuramente accelerato in questa situazione ed è sicuramente un pro. E poi ci sono i processi aziendali. I processi aziendali sono diventati digitali. Anche questi hanno conosciuto un'evoluzione dal punto di vista del modo di fare le cose, che sicuramente utilizza degli strumenti che possono aiutare, ma non sono più legati esclusivamente, ecco, alla persona o comunque al contesto. Non è più faccio questa cosa in questo modo perché ti vedo, perché ti ho davanti, perché tu mi dici questa cosa come l'ho fatta. Adesso questi processi aziendali sono diventati più standardizzati e si sono legati a quello che è l'approccio digitale. Ed è sicuramente un cambiamento molto importante che a livello aziendale ci porteremo dietro e che ci aiuterà tantissimo, sia dal punto di vista del rendere appunto il lavoro smart, sia dal punto di vista dell'impatto ambientale. Per esempio, pensiamo a come l'archiviazione digitale vada completamente a sostituire quella cartacea, e quindi ad eliminare l'utilizzo di carta inutilmente, così come tante altre situazioni che portano il digitale nella nostra vita. Ovviamente un settore che ha subito sicuramente un grandissimo arresto è quello dell'arte. Io ho moltissimi amici che lavorano nel campo del teatro, della musica, e purtroppo da questa situazione hanno avuto uno stop pazzesco. Quindi, mentre da un lato il mondo del lavoro ha subito una sterzata anticipata di almeno 10 anni, quello dell'arte ha subito uno stop pazzesco. Però anche in questo settore, sto vedendo, perché lo vedo fare, ci si sta reinventando, si stanno capendo le potenzialità del mondo digitale. Proprio recentemente ho visto una mia cara amica che si occupa, lei fa dei percorsi di formazione artistica per i bambini, l'ha sempre fatto vis-à-vis. Adesso, nell'ultimo periodo, ha dovuto ovviamente mandare avanti la sua attività, perché lei è una società e si era completamente bloccata, non poteva farlo vedendosi dal vivo, quindi con questi bambini. Ha creato però delle riunioni online e ha fatto questi laboratori che faceva prima dal vivo online. Con questo non voglio dire che chiaramente il futuro è solo online, ma il futuro probabilmente può essere quello che conoscevamo prima e anche quello online. Cioè, ci può essere un parallelismo da questo punto di vista. Per quanto riguarda chiaramente il cinema, magari il teatro, questi sono settori che sicuramente hanno avuto una crisi pazzesca e che difficilmente riusciranno a riprendersi nel breve tempo. Con tantissimo dispiacere lo dico, perché sono settori a me molto cari, ma che possono probabilmente si riprenderanno tra qualche anno, forse non si riprenderanno affatto, e cambierà anche il nostro modo di vedere il cinema e di vedere il teatro. Allora, alla domanda quindi iniziale, cioè se internet può essere la salvezza del mondo del lavoro, è una risposta che potremmo dire ni,
nel senso che alcuni settori, come abbiamo visto, purtroppo non potranno prendere il positivo di questa situazione. Altri invece, se studieranno, come abbiamo detto all'inizio, se intraprenderanno dei percorsi formativi, riusciranno a cogliere l'opportunità nel mondo del digitale. E poi un'altra cosa importante in questo ambito, è una cosa molto importante, è quello di riuscire a comunicare in un certo modo, utilizzando internet, quindi in maniera consapevole, mettendo in campo quella che è l'umanità, quella che è il nostro modo di essere. Quindi non ci dobbiamo dimenticare che comunicare online vuol dire anche cercare di essere se stessi e di farlo vedere. Non dobbiamo essere né se rappresentiamo un'azienda, né se rappresentiamo un singolo, cioè né se siamo appunto un singolo professionista che si vuole promuovere, o comunque semplicemente noi che vogliamo comunicare online, non dobbiamo falsare il nostro modo di comunicare, ma dobbiamo essere quanto più realisti possibili e avvicinarci alle persone, utilizzando ovviamente i nostri escamotage in base a quello che è il nostro business, il nostro settore. Quindi sì, internet può essere un'opportunità se però si affronta questo mondo formandosi e dando importanza al modo in cui noi comunichiamo. Quindi, Francesca, io ho concluso. Anna, ci hai spiegato appunto qual è lo status delle cose in varie condizioni, sia per quanto riguarda lo smart working, sia per quanto concerne lo studio, nel senso lo studio personale per acquisire delle competenze digitali, fare dei percorsi che ci possono aiutare a professionalizzarci ancora di più e sfruttare questo periodo in cui siamo più fissi a casa. E quindi meno male anche, diciamo, ingegnarci nella trasformazione dei nostri ambienti, nella riottimizzazione dei nostri tempi da dedicare al lavoro e da dedicare praticamente alla casa, perché ormai la casa è diventata casa studio, casa ipoteca, come si dice. Esatto. Ma appunto siamo alla ricerca di un nuovo work-life balance, e infatti tra i commenti Cristina Maccarone dice che praticamente lei, dopo tante ore di PC e al computer, non riesce neanche più a seguirsi per sua esigenza personale una lezione di Pilates, o aver voglia addirittura di comunicare nella sua vita privata con le persone al telefono, dopo che ha parlato per tante ore in call. È un equilibrio, lo dobbiamo trovare, no? Sicuramente, perché ovviamente la vita privata, o che non sia strettamente lavorativa, non può subire, diciamo, lo stress della vita lavorativa, che si è completamente, diciamo, travasata e traslocata sull'online. Del resto le nostre webcam non sono mai perennemente open. Siamo tutti quanti all'interno di una specie di grande fratello indifferita, e praticamente non si sono mai vendute così tante webcam come nel 2020. Quindi, come un consiglio per trovare una media misura, visto che la nostra casa, il nostro focolare domestico è diventato anche il nostro ufficio? Allora, io mi baso sull'esperienza che ormai ho dello smart working da un po' di tempo, perché io, come te, come tante altre persone che comunque lo smart working lo conoscono da prima della pandemia, quindi utilizzano questo modo di lavorare, di approcciarsi da molto prima. Quello che ho sempre fatto è essere molto ligia agli orari. Cioè, io ad esempio so che alle 6 io devo chiudere tutto e devo dedicarmi ad altro, che può essere appunto la lettura, può essere una telefonata, può essere vedermi un film. A me è sempre piaciuto vedermi film, quindi lo faccio molto volentieri. Ecco, io credo che sia molto importante imporsi delle regole, e credo che questo sia qualcosa che dobbiamo imparare a fare, proprio in generale anche nel modo di concepire il lavoro, di non vederlo tutto, diciamo,
come un nostro tutto, di vederlo come una parte del nostro mondo. Quindi sicuramente sono importanti le regole, lo sport, le regole, e il saper dedicare del tempo a se stessi. Credo che questo sia l'unico consiglio che posso dare, perché è l'unico consiglio che io ho sempre seguito in prima persona, dato che è quello che ho sempre fatto, fondamentalmente, lavorare così. Forse in realtà il tempo che prima utilizzavamo per spostarci da casa al luogo del lavoro lo dovremmo mantenere libero per dedicarci a noi stessi, al nostro free time, o le esigenze di famiglia o esigenze di qualsiasi tipo fuori dal lavoro. Quindi guadagnarlo e recuperarlo così, in maniera tale da diciamo avere almeno quelle 3-4 ore al giorno da dedicare a noi per le nostre, diciamo, esigenze personali. Sì, sicuramente sta a noi. Sta a noi. È un'opportunità, ma è anche un coltello che possiamo, diciamo, un'arma a doppio taglio. Quindi è importante riuscire a crearsi un proprio contesto di tutto, fatto di tempo libero, comunicazione, di tutto, e delle regole. Le regole, le regole ci vogliono per un saper vivere non solo digitale, ma anche civico fuori dall'online. Dobbiamo affinare, diciamo, la nostra capacità di essere su più fronti, e in maniera offline, online e in maniera interconnessa, su più piattaforme. Esattamente. Grazie a voi. Noi e speriamo di poterci rivedere quanto prima nel 2021. Ok, ciao. Grazie. Noi abbiamo finito il secondo blocco del Roma Christmas Camp e torniamo fra 10 minuti dopo un altro caffè a parlare di smart working nuovamente, ma in particolar modo anche di lavoro agile, e poi una riflessione finale su come sta cambiando la società digitale. A dopo!